Finalmente ci siamo. Finalmente è il momento di unire la Coffin Box e i nostri meravigliosi biscotti di Halloween. Ho il sospetto di aver venduto la craft di oggi in modo un po' troppo altisonante, continuando per settimane a chiamarla la craft suprema, mentre in realtà si tratta soltanto di questo. Visto che i nostri biscotti sono un po' unti e poi in generale è cibo, ho preferito pensare di avvolgerli in queste bustine di plastica che ho trovato in un 99 cent. Tra l'altro mi piacciono perché con la fantasia a righe mi fanno pensare immediatamente a Candy Shop, no? Come clima. E ora li metto, certamente non per molto, nella coffin box. Mettili nella parte piccola della scatola in modo che così sia più semplice da chiudere e non rischi di romperli mentre lo fai. Poi, visto che ho ancora una marea della raffia che avevo comprato per i lecca-lecca, perché non trattare la coffin box come se fosse un regalino? I regali di Natale sbagliati che fanno a Halloween Town. Ho esagerato con Craft Suprema, però mi piace tantissimo. Spero che anche per te sia stato divertente fare tutto il cammino fin qui e in occasione della fiera di Lucca, visto che domani sarò appunto a Lucca, ci manca un ultimo video domani ed è giusto tematico. Come al solito qui di fianco ti metto il link a tutta la playlist dei video del grande countdown ad Halloween. Qui sotto ti metto il bottone per non perderti tutti quelli a venire. Tutti i contatti possibili sono nel box e io ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani.